Uno Tresca a due facce incappa nel quinto pareggio delle ultime sette gare, rimandando ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Al Vincenzo Savini finisce 1-1 contro il Sant'Arcangelo. Le due squadre sono accomunate dall'ultimo avversario contro il quale hanno trovato la vittoria, il Pineto, il 14 novembre per il Notaresco, il 14 ottobre per il Sant'Arcangelo. Cudini lascia in panchina Minella, chiamando Moretti a fare la punta centrale, con Laringe e Liguori ai suoi fianchi, rinunciando poi a Dalmazzi per infortunio. C'è Colonna di conseguenza a far coppia in difesa con l'ex Salvatori. La gara impiega un quarto d'ora a decollare, ma al termine della prima frazione il Notaresco avrà più di un rammarico. I rossoblù riescono infatti a bucare la difesa ospite, ma sfornano e divorano diverse occasioni. Si comincia al quarto d'ora, quando Liguori spira per Moretti, la cui girata di testa finisce però fuori di poco. Due minuti più tardi Moretti fa tutto bene sulla destra, poi col mancino mette in mezzo, con bontà che di un soffio non arriva la deviazione verso la porta. E ancora Notaresco al 28esimo, quando Candellori penetra in area. La palla arriva ancora a Moretti, che però non trova lo specchio. Mentre il Sant'Arcangelo dell'ex Serie A galloppa latita, il Notaresco finalmente passa. Corvino sbaglia in disimpegno, Liguori ringrazia e non fa ancora di più poco dopo Moretti, che sigla il quarto gol stagionale. Due minuti più tardi i padroni di casa rischiano dagli sviluppi di un angolo. Salvatori è infatti costretto ad immolarsi per evitare il pari di Gaiola. Prima di tornare dagli spogliatoi, Laringe appoggia per bontà, con conclusione che però termina alta. Stesso destino poco dopo per un tentativo di Moretti al 43esimo. Le occasioni non concretizzate nel corso del primo tempo tornano come fantasmi ad inizio ripresa. A difesa Notaresco troppo ferma, infatti, Fucchi fa tutto da solo, si infila e trova il pareggio per il Sant'Arcangelo. La squadra di Cudini prova a reagire tenendo il possesso ma non trovando concretezza negli ultimi metri. Al 28esimo Rucci vede Liguori defilato in area, che ci prova di prima intenzione con tentativo respinto. La palla arriva poi a Candellori, ma la difesa ospite mura anche questa iniziativa. Alla mezz'ora la squadra di Cudini si gioca anche la carta Minella, non riuscendo però mai a servire bene l'attaccante argentino. Rispetto alla prima frazione, la ripresa offre ben pochi spunti, con un Notaresco che mostra l'altra faccia della medaglia rispetto ai primi 45 minuti, in cui i rossoblù avevano creato e sprecato. La squadra di Cudini gira quindi a quota 30 punti al termine del girone di andata, un bottino soddisfacente per una formazione che per molte gare ha anche espresso un ottimo calcio. Presidente, c'è un po' di rammarico quest'oggi per questo 1-1 finale, un Notaresco un po' a due facce, bene nel primo tempo, un po' meno bene nel secondo. Hai detto bene, sì, effettivamente, ma questa non è la giornata di oggi, praticamente rispecchia un po' le ultime partite di questo mese e mezzo. Giochiamo, creiamo azioni da gol, non facciamo gol e poi alla prima occasione lo subiamo. È chiaro che poi secondo me abbiamo dato tanto il primo tempo, poi il secondo tempo diciamo con quell'infortunio del portiere, perché secondo me è stato un infortunio, la squadra secondo me si è un po' disunita e quindi però non abbiamo rischiato niente, anzi abbiamo creato anche il secondo tempo qualche occasione da gol. Questa era una partita da vincere 4-5-0 e ci ritroviamo con un pareggio, lo accettiamo, però insomma il calcio è così. E girate a quota 30 punti a termine del girone di andata, per gran parte siete stati in zona playoff, adesso non più, comunque è un bilancio soddisfacente per lei? Guarda, se era l'inizio del campionato ti dico che era di più di soddisfacente, però per come stavamo andando è chiaro che adesso sinceramente siamo stati praticamente dalla prima giornata fino a oggi alle 2 eravamo in zona playoff, ne usciamo proprio per l'ultima giornata di campionato. È chiaro che un po' di rammarico c'è, però eravamo partiti per la salvezza e dobbiamo raggiungere prima la salvezza e poi pensiamo ad altro. Però se giochiamo sempre così, io penso che prima o poi la ruota gira, perché è impossibile che non riusciamo a concretizzare tutte quelle azioni da gol che facciamo. E facendo globalmente un bilancio di questo 2018, è stata un'annata importante perché dal San Nicolò lei ha deciso di spostarsi tra virgolette a Notaresco, è una scelta che rifarebbe? Assolutamente sì, anche perché qui insomma c'è una società, c'è uno stadio, c'è una piazza e quindi San Nicolò io penso che era arrivato ormai alla fine. Serie D non ne potevamo più fare per tante situazioni
e quindi questo credo che sia stata la scelta migliore. È chiaro che dobbiamo seguitare, è una piazza difficile perché qui ci sono tanti tifosi che si lamentano già oggi, si lamentavano perché non abbiamo vinto. È chiaro che però insomma meglio questo che non avere tifoserie. Chiudiamo ovviamente con gli auguri di Buon Natale e anche di Felice Anno Nuovo. Assolutamente sì, quindi auguri a tutti di Buon Natale, a tutti i telespettatori, a voi addetti ai lavori, quindi a tutti quanti, che sia un Buon Natale per tutti e soprattutto un 2019 più roseo del 2018. Mister, bene nel primo tempo, forse qualche occasione che con rammarico adesso ci si ripensa un po' su perché è stata sciupata, meno bene nel secondo tempo? Ma direi molto bene il primo tempo, purtroppo come capita spesso non riusciamo a concretizzare quello che di buono facciamo, o perlomeno il minimo sindacabile. Oggi il primo tempo forse dovevamo stare sopra di almeno due gol, quindi... Però in questo momento è così e bisogna stringersi e continuare a credere in quello che facciamo, perché lo stiamo facendo anche bene, però non sta andando bene come all'inizio del campionato. È una fase di campionato che si conclude per noi positivamente, perché 30 punti il giorno d'andata credo all'inizio erano inaspettati, quindi dobbiamo essere contenti di questo, anche se c'è rammarico per non aver portato a casa oggi il risultato che credo alla fine avremmo anche meritato. E hai detto bilancio soddisfacente al termine di questo girone di andata, per metà, forse oltre metà di questa prima parte di stagione siete andati anche oltre le più rose aspettative. Sì, come ho detto prima, sinceramente nessuno forse se lo aspettava di trovare un Odoresco così. Il merito dei ragazzi che finora hanno fatto qualcosa di importante, però se ci accontentiamo di aver fatto questo, sinceramente non ci siamo, bisogna andare alla ricerca di migliorarsi, l'ho detto anche ai ragazzi, quindi deve essere il nostro percorso che ci deve portare alla fine e raggiungere il nostro obiettivo, quindi questo i ragazzi lo sanno, questo non lo sappiamo, quindi dobbiamo continuare su questa strada perché prima o poi torneremo a fare bottino pieno. Abbiamo sofferto molto il primo tempo, loro che giocano bene lo sapevamo, però noi comunque siamo... in emergenza sotto tanti aspetti, però l'impegno è stato grandissimo. A fine primo tempo ho cercato di correggere soprattutto l'aspetto mentale, che i ragazzi hanno risposto benissimo. E che bilancio possiamo tracciare al termine di questo giorno di andata? È stata un'estate particolare anche per voi sotto il profilo della giustizia sportiva? Sì, io il bilancio lo vedo positivo perché... purtroppo veramente ne abbiamo vissute tante, anche ultimamente, quindi sono andati via tanti giocatori, siamo una squadra veramente la più giovane forse di tutti, e quindi chiedergli tanto a questi ragazzi, io pretendo tanto da loro, però vedo che mi danno il massimo, che mi seguono, per me il bilancio è positivo, chiaro che ci dispiace perché siamo partiti bene, tanto che non vinciamo, con due vittorie in più che forse avremmo meritato, magari saremmo un po' più alti, più a ridosso dei playoff, però sono contento, ragazzi.